dati sindaco in questo caso di Sergio Guidi, è già stato fatto accertato, Encoli continuerà questo tour in nome appunto del ripartiamo dalle imprese in tutto il territorio del circondario, un percorso fatto appunto per sollecitare i candidati su tematiche importanti che riguardano la sopravvivenza, in alcuni casi lo sviluppo delle imprese, del tessuto economico che comunque è messo a dura prova per varie ragioni da approfondire insieme. Qui ci sono i cinque candidati al sindaco per quanto riguarda Cerreto che ringraziamo, li presentiamo in ordine rigorosamente alfabetico. Abbiamo Simone Valentini della lista Cittadini per cambiare Cerreto, poi abbiamo Maurizio Bruni per quanto riguarda il centro-destra per Cerreto, in sostituzione della candidata del Movimento 5 Stelle Giovanna Paramidessa abbiamo Leonardo Mariotti che è uno dei candidati consiglieri del Movimento, seguendo abbiamo Simone Rossetti per il PD e Vladimiro Spinelli per quanto riguarda la lista Rosso Cerreto Unità Sinistra che diciamo riassume in sé PSI, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e SEL. Aprendo l'incontro, prima di lasciare la parola ai cinque diciamo, candidati, lasciamo la parola ai padroni di casa, diciamo così, Lapo Cantini per quanto riguarda il responsabile Confesercenti dell'Empolese Valdezza e Elena Baldi, coordinatrice della CNA Empolese Valdezza, che appunto ci introdurranno in questa serata e in questi contenuti. Scegliete voi in quale ordine. Io vorrei sapere in questa sala stasera quanti artigiani e commercianti ci sono. Io giro la domanda agli artigiani e commercianti. Io sono andato commerciante, qui ce n'è un altro. Si fa la riunione alle 5:30, alle 5:30 per invitare gli artigiani e commercianti che poi si invita per non farli venire. Allora, noi magari se è fatto 11 iniziative, si è iniziato a cercare di venire ad Empoli, oggi ci vedete, ci saranno altre 7. Ma tutti i cittadini ci vedete, mi faceva sentire con tutti i candidati. Allora, a questo qui non possono fare. Secondo me, il potere possiamo venire. Cioè, noi due siamo due, abbiamo organizzato questa cosa. Comunque mi sembra anche un po' strano venire qui oggi a fare la polemica, perché se me la sentite anche prima, se c'è questo problema, a me non mi ha chiamato nessuno. Io comunque se si può fare una polemica per farla. Io penso che se si fa fatto il confronto elettorale con tutti gli altri, non sono accedito, ma per tutti gli altri si deve alla CNA alla opera dei centri, perché se c'era più che altro dell'organizzazione non si faceva nulla. Partiamo da questo presupposto, poi sulla data si può anche discutere. Se poi si dice da qui ai prossimi 20 giorni fanno un anche dopo cena, va bene, sperando che però ci sia una presenza. Gli operatori. È stabilissimo. E perché c'è la partita e perché c'è uno che deve andare a ballare, cioè sono discorso di priorità. Siccome stasera si parla di imprese e di aziende artigiane e aziende commercianti, un'ora di tempo. Ma noi due siamo due. Ci si fa tutto il circondario in Polese Valdezza. Perché a Empoli si è fatta alle 9 perché. Comunque, a parte questo, io ribadisco la disponibilità eventualmente organizzare anche riunioni in altro lato, non è questo un problema, solamente nero e l'Elena ci si risparmia su queste cose. Tant'è che, insomma, siamo stati, penso, gli unici, no, non penso, sicuramente siamo stati gli unici, non solo nel Corso di Valdezza, ma l'onore di fare 11 iniziative elettorali che riguardano appunto la piccola e piccola. Quindi, prima di questo ragionamento, io intanto ringrazio i candidati e la nazione per essere prestata l'iniziativa di stasera. E noi abbiamo discusso nei giorni scorsi questo documento che partiamo dalle imprese, in cui abbiamo messo in fila un po' di temi che appartengono, diciamo, al patrimonio del commercio e della piccola e media impresa, ma anche dell'artigianato, in cui chiediamo una serie di cose ai candidati sindaci delle imprese Valdezza. Le cose sono un po' sempre le stesse, volete dire, però anche qualche innovazione. L'importante è che questa volta su questi temi si stringa e si riesca finalmente a portare a casa qualcosa
al di là delle difficoltà che ci sono, sappiamo benissimo, nel governo di un comune oggi rispetto a 5 anni fa, che sicuramente oggi è molto più difficile governare la realtà che non 5 anni fa per crisi economica, la trasferimento statale, eccetera, eccetera. Però ecco, su questi temi noi potremmo oggi avere, non dico delle promesse, però degli impegni abbastanza concreti che potremo portare a casa e che poi potremo, come dire, sollecitare chiunque di voi diventerà sindaco a rispettare nell'arco del mandato elettorale dei 5 anni. E purtroppo le nostre imprese, sapete, attraversano un momento di grande difficoltà dovuta alla congiuntura economica, per fortuna dati questi giorni sembrano, posso dirci, visto anche i dati Istat sulla fiducia delle imprese e delle famiglie, finalmente sono reali dopo anni in cui c'era pochissima fiducia, e quindi io partirei da questo punto per dire, sono stati 5 anni tremendi, però ecco, ci si auspica tutti che i prossimi 5 anni concernono di fatto anche ogni vostro possibile mandato amministrativo, dovranno per forza essere un po' meglio, ecco, degli ultimi 5 anni che abbiamo attraversato. Quindi con questo auspicio, mi faccio questo auspicio a voi, lo faccio anche soprattutto a noi, ecco, perché poi è chiaro, se le imprese vanno bene, per noi c'è lavoro, se le imprese vanno male c'è meno lavoro, quindi l'auspicio lo facciamo a tutti. Questo auspicio io non mi dilungo, magari ecco, Elena sicuramente vuole indicare questo regolamento e poi vi lascio la. No, più che altro anche a seguito dell'esperienza che si è avuto, questo è il terzo. E la, appunto, anche parlando con i vostri colleghi inabilati negli altri comuni, per fare, questa è una possibilità estremamente interessante, perché è il primo confronto pubblico che voi avete, no? Tra di voi. La richiesta è quella, la tentazione è quella anche di spaziare su tutto il programma, e una richiesta è quella di cercare di mantenere sui temi fondamentali che sono appunto quello che riguardano le imprese, partendo sì dal discorso delle infrastrutture, dell'agevolazione, ma anche come rilanciare sia la parte degli artigiani sia la parte dei commercianti in questo paese, a Cerreto, no? Cercando anche di farlo diventare, di rilanciare la Cerreto, che secondo me ha tutta una serie di caratteristiche anche turistiche, per esempio c'è questa villa che dice può essere estremamente valorizzata, anche prendendo una serie di riferimenti che vi vengono in mente, per esempio la Francina piuttosto che le Romee, cioè cercando di farlo diventare un po' il fulcro insieme a tutti gli altri comuni delle prese d'altezza. E poi chiederei anche l'ottica, quindi non c'è preso in quanto non singolo, ma c'è preso nell'ottica dell'unione dei comuni, quindi non so se capisce. Sì. Va bene. Buonasera a tutti, a prescindere dall'orario. Allora, noi naturalmente ringraziamo ancora una volta il CNA e Confesercenti e le sue rappresentanti, e anche come anima di questa iniziativa, comunque credo sia una novità assoluta, insomma, in preamministrative nell'Unione dei Comuni, quindi a livello proprio degli 11 comuni come progetto complessivo. Veniamo a presentare un attimo le regole, se vogliamo definire così, di questo confronto. 6 domande. 2 minuti circa, la preghiera è di mantenersi nei 2 minuti, però insomma se si sfora di mezzo minuto non succede niente. Si parte in ordine alfabetico, si va a scalare, quindi la prima domanda risponderà per primo Valentini, la seconda Bruni e così via. Al termine delle 6 domande avete la possibilità, un minutino diciamo così, per l'appello al voto. Le domande, come dicevano appunto i rappresentanti di CNA e Confesercenti, vertono di fatto sul patto con le imprese, che è un po' il documento sintesi delle loro richieste, delle loro proposte di condivisione appunto con le amministrazioni del futuro in ottica imprese, commercio, rilancio economico. Partiamo da un argomento insomma centrale, cioè la parte di paese che è la Sicilia, ovvero il centro storico, un argomento che è al centro un po' dei programmi di tutti, anche della voglia di ripartire di tutti, perché qui tra fondi vuoti, le famose saracinesche abbassate, commercianti che chiudono battenti, sono sicuramente un limite importante per un paese che ha una vocazione turistica e che su questa vuole scommettere. Quindi la domanda che vi rivolgo è questa: cosa può fare l'amministrazione? Voi siete, sicuramente uno di voi è l'amministratore del futuro, per frenare appunto questa fuga di attività e magari incentivare i nuovi inserimenti. Parte Simone Valentini, 2 minuti. Sì, io in 2 minuti cercherò di essere il più breve possibile, la domanda è estremamente interessante. Allora, innanzitutto un ringraziamento ovviamente all'associazione che hanno promosso questo incontro, anche perché nelle passate tornate elettorali alle quali abbiamo partecipato, sono io e Maurizio, siamo un po' più datati.
vista, non c'era mai stata la possibilità di un confronto su questi temi. E a noi devo dire che fa estremamente piacere. Ora, sulla domanda specifica del centro storico ci sarebbe da aprire una parentesi piuttosto lunga e concluderla magari dopo una mezz'oretta di dibattito. In due minuti si può dire questo, cercherò di essere il più preciso possibile. Il comune di Cerreto Guidi si trova in una situazione oggettivamente molto difficile, non solo per quello che riguarda il centro storico, ma per quello che riguarda il lato occupazionale delle imprese, non nel corso degli ultimi anni, ma nel corso degli ultimi 15. Questo è un dato che vorrei far notare a chi è presente stasera. Noi che non siamo nuovissimi alla politica e all'amministrazione di Cerreto abbiamo visto molta acqua passare sotto ponti e bisogna partire da dei dati che sono oggettivi. Il comune di Cerreto Guidi si è apprestato ad affrontare questa crisi economica, e non è una crisi ma è di fatto una congiuntura di tipo mondiale, in una situazione più difficile rispetto agli altri comuni. Non sono dati miei quelli che fornisco, che sono sempre stati in questi ultimi anni all'opposizione rispetto all'amministrazione. Sono dati della Camera di Commercio, dal 2001 al 2004, faccio un esempio piuttosto semplice, a livello occupazionale il comune di Cerreto Guidi ha perso in termini percentuali il doppio degli occupati, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, rispetto al resto dell'area imprese valdese. Questo secondo me è un dato sul quale bisogna riflettere molto. Vorrei citarvi alcuni punti perché quando è stato elaborato l'attuale piano regolatore generale, cioè il piano strutturale del regolamento urbanistico, sono stati fatti degli studi da parte del CNEL che hanno dimostrato come Cerreto si è trovato in una situazione oggettivamente difficile da un punto di vista produttivo ed occupazionale, molto più difficile rispetto al resto dell'area. Questo secondo noi ha diverse ragioni e diverse concause, non una sola. La nostra incapacità di fare sistema, primo, la assoluta negligenza, secondo noi, l'assoluta scarsità delle infrastrutture, che per esempio le nostre zone industriali sono servite malissimo, soprattutto da un punto di vista viario, e ci sono situazioni oggettive che ci penalizzano in maniera particolare. Ne vorrei citare alcune, ma effettivamente trovare un imprenditore che ha intenzione di venire a investire in una realtà come la nostra, che si trova ad essere davvero in grossa difficoltà da un punto di vista viario, ma non solo, per esempio la DSL nella zona industriale di Stabia è arrivata a pochissimo. E oggi devo dire che essere partiti con queste basi è estremamente difficile per poter gettare la possibilità di un rilancio. Sul centro storico, noi abbiamo messo, mi tocca semplificare il più possibile perché in due minuti questi temi dovrebbero essere... Ecco, no, mi fermo. No, no, sul centro storico, noi abbiamo il più bel centro storico dell'area Polese Valdese, senza alcun dubbio. Consentitemi una battuta: abbiamo una Villa Medicea che è diventata patrimonio dell'UNESCO, e l'uscita superstradale della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno non l'hanno mai segnalata e non la segnalano tutti. Siamo alla presa. La parola a Maurizio Bruni, centro di Cerreto. Mi alzo. Il centro storico, ad esempio, doveva
Costituzione in questo tempo non ha fatto altro, qualcosa ha fatto, ha cercato di reggere il colpo, perché abbiamo fatto diverse iniziative insieme a questi commercianti che ci sono, bisogna anche capire il momento triste veramente del nostro territorio e di tutto l'indotto. Io non posso dire parole, un applauso all'amministrazione passata, con capo, però va detto anche che non si hanno fatto, cioè, che non l'hanno fatto in un modo corretto, hanno cercato di rilanciare alcune cose, non ci saranno riusciti, però vanno incentivate. Ci andrà a vedere bene e queste feste magari farne però un po' di più, vedere un po', io anche lo dice te che è un tipo a fare sagre, ma è bene anche quello, però occorre anche in un momento delicato come questo capire con quanta difficoltà tu porti la gente, cioè tu faccia la stampa un po' di più, e quantomeno se poi tu può far vedere i negozi, se può far vedere quel poco che c'è rimasto, e poi ora ci sarebbero delle iniziative secondo me per incentivare i ragazzi giovani che hanno grossissime difficoltà di lavoro, ma non da noi da tutte le parti. Io cercherei come comune di sottrarli da questo odioso ganascia fiscale che tutti i giorni c'è per qualsiasi persona che apre il bandone, e cercare nei primi due anni di incentivarli a fargli fare qualcosa anche con i soldi, anche prestati dall'amministrazione comunale, invece di tenerli fermi, magari non sanno neanche a chi darli, no? E poi non fargli pagare tasse di rifiuti in un modo esagerato, perché non va a aprire un bar di una qualsiasi attività di 40 metri, 12.000 euro di tasse sulla spazzatura, sembra se sia ridicolo. Cerchiamo di non fargli pagare niente per i primi due anni, poi gradatamente di farli entrare nel circolo vizioso di quelli che pagano il 70%, che da poi alla fine si va a finire a quello. Però quantomeno avere dei ragazzi giovani che provano e che provano a fare qualcosa. E noi come comune ci si deve dare delle iniziative, degli input. E l'input primo è quello di cercare di aiutarli. Prima, senza tutta questa burocrazia, che per aprire un negozio ci deve venire 4 volte l'ASL, 7 volte, cioè, ma anche a Bang in Becchino, poi qui è un casino veramente. Io cercherei di avere un ufficio che funzioni, ma siccome ho sparato anch'io alla grande, ma vorrei dire un grazie a commercianti, dice Pedro, che stanno organizzando da due anni a questa parte alcune iniziative, che io venga a vedere così da cittadino, alcune iniziative secondo me sono veramente belle, quella dell'Isabella dei Medici di notte, non so se c'è la partecipazione del comune o meno, c'è la partecipazione del comune, penso, mi auguro di sì, poi hanno rifatto quella dell'altra roba, hanno riprovato a riporto al carnevale, insomma c'è un po' questo spirito di iniziativa che in tutti i modi devono trovare collaborazione con l'istituzione. Io non credo di demonizzare quello che hanno cercato di fare fino ad oggi, che l'hanno fatto male. Grazie. Ora la parola passa al Leonardo Mariotti, candidato consigliere del Movimento 5 Stelle. Sì. Faccio buonasera a tutti, grazie anche da parte del Movimento a tutti voi che avete organizzato. Porto le scuse di Giovanna Palamedesi, che purtroppo stasera non ha potuto in nessun modo liberarsi, forse prima della fine ci sta che arrivi. Indegnamente la rappresento. Riparto da un'ultima cosa che ha detto Maurizio, che è già scaduto. Da una cosa che ha detto Maurizio, che mi preme dire anche a me. Un elogio all'associazione Montalenti, al centro commerciale Iniziative e al centro commerciale Naturale. Oggettivamente Cerreto, da questo punto di vista, il centro storico, pur nelle condizioni purtroppo in cui sarebbe messo anche peggio se non ci fosse questo tessuto fra, oltre all'associazione Montalenti, le iniziative che hanno fatto grazie a Contrade, parrocchia, prologa, eccetera, eccetera. Molte iniziative che hanno cercato di tenere vivo il centro storico, e meno male, complimenti a chi si dà tanto da fare per queste cose. Centro storico, il problema degli affitti, dei fondi vuoti, come diceva la domanda, il cittadino è portato al sabato, il centro storico è un po' vittima della grande distribuzione. La spesa grande parte, il cittadino
si dirige sulla grande distribuzione. Bisognerebbe, a nostro parere, riuscire a portare di nuovo il movimento fra settimana nel centro storico, magari favorendo quei fondi vuoti anche l'ingresso di un po' di terziato, perché spesso si acquista anche dove tanto si acquista, dove si lavora. Per tempi tecnici uno esce dal lavoro, ha la bottega lì, il negozio, prende, rientra a lavorare, volla via, sempre di fretta. Favorire dal punto di vista dell'accesso agli affitti. Il comune potrebbe cercare sulla parte delle imposizioni, ma il range d'azione è stretto, cercare di favorire l'ingresso in questi fondi sia di negozi, ma ripeto anche di terziario. Gente che lavora in centro, questo porterebbe il centro a tornare a vivere e di conseguenza anche il commercio, ogni negozio in più che apre c'è più probabilità per il negozio già esistente di continuare a vivere, perché si ricrea il centro commerciale naturale. Ringraziamo Leonardo Mariotti e diamo la parola a Simona Rossetti per questa puntata. Grazie anche da parte del Partito Democratico agli organizzatori della serata. Ci eravamo incontrati in alcuni appuntamenti di confronto e di approfondimento tematici dei tavoli di lavoro che nel percorso delle primarie avevano portato non soltanto rappresentanti di categoria, ma associazioni e gruppi di ogni tipo ad affrontare appunto le tematiche che poi sono diventate le tematiche fondamentali del programma che presentiamo in questi giorni. Credo che il sistema produttivo a Cerreto Guidi invece abbia una tenuta molto forte, nonostante la crisi, nonostante tutte le problematiche di congiunture e quant'altro. Guardo all'esistente, ma voglio guardare anche in prospettiva, perché noi siamo chiamati a dare delle risposte in prospettiva nel futuro, quindi nonostante i tagli, nonostante i minori trasferimenti dallo Stato che guardando la normativa vigente con cui dobbiamo fare conti e con cui anche il bilancio attuale ha fatto conti, però credo che noi dobbiamo mettere in campo tutte le possibilità che ha un'amministrazione come Cerreto Guidi in collaborazione con gli altri comuni del circondario, oggi Unione dei Comuni, perché penso ai finanziamenti di natura europea per determinati progetti, penso al collegamento con la regione toscana per appunto la progettualità che ha sulle imprese e sulle opportunità di lavoro soprattutto per i giovani. Se siamo Unione dei Comuni forti, invece che singolo comune, riusciamo ad ottenere molto di più sia in termini di finanziamenti sia in termini poi di opportunità. Per quanto riguarda il centro storico, il nostro centro storico ha delle grandi potenzialità che sono legate principalmente ai tesori che abbiamo, un campo culturale, un campo poi paesaggistico se ci guardiamo intorno, un campo architettonico. Credo che veramente la possibilità che abbiamo attraverso anche la cerimonia che avremo appunto fra qualche giorno, si sancisce appunto con la targa UNESCO, il patrimonio della cultura, questa villa Medicea, che entra quindi in un sistema di rete con le altre ville della zona, abbiamo una grande possibilità, quindi non è quella una cerimonia che sancisce la fine di un percorso, ma è l'inizio in prospettiva di molti percorsi che possiamo fare in collaborazione diretta con il Ministero dei Beni Culturali per riattivare tutta una serie di progettazioni che ci porta davvero a valorizzare, dicevo, questo bene in maniera tale che poi tutto il nostro sistema ne traga vantaggio. I turisti della nostra villa Medicea, così come ci ho detto, stanno aumentando. L'unico problema è che c'è meno poca ricaduta sul territorio. Ecco dove noi possiamo inserirci attraverso delle politiche sul turismo e culturali legate anche all'agricoltura, poi magari dopo ne parliamo, possiamo veramente essere di stimolo e dare opportunità all'accoglienza, nel momento in cui il nostro centro storico può essere preparato a dare appunto accoglienza e a far veicolare turisti nel nostro territorio, quindi collegandoli alle aziende agricole, collegandoli al sistema produttivo. Il programma ha molte idee sulle azioni appunto da attivare a questo proposito, ma sul primo aspetto, che è quello appunto di rendere appunto il centro storico più vivibile veramente per chi ci abita quotidianamente, quindi non soltanto nei momenti di grande festa come venivano citati, e anche più attrattivo per i turisti, occorrerà fare una presentazione concordata ovviamente con
prossime appunto ristrutturazioni e nelle prossime progettazioni. Sono sforato, lo dico dopo allora questo, perché è importante. Grazie a Massimo Rossetti, chiude il giro della prima domanda, Vladimiro Spinelli. Buonasera a tutti, io sono Vladimiro Spinelli. Tendo a ripresentarmi perché così si usa quando si fanno gli interventi del sindacato. E proprio venendo dal sindacato cerco, non mi lascio andare se no sforo sicuramente due minuti, però cercherò di essere molto molto schematico. Però appunto venendo dal sindacato a me piace subito scaldare il tavolo. E la prima cosa che mi viene da dire riguardo a questo tema è che qui bisogna rientrare nella realtà. Che penso che si sia un po' uscito. E chi ci deve rientrare nella realtà? Ci devono rientrare le istituzioni sovracomunali, perché per esempio gli studi di settore in linea di principio possono essere anche giusti e sommariamente li posso condividere, però quando gli studi di settore vogliono andare a colpire commercianti e artigiani, tra l'altro Cerreto Guidi non ha più una catena di punti artigianale, io perlomeno non ne ricordo, ma quando si vuole con gli studi di settore andare a colpire queste persone e poi si permette di far entrare capitale all'estero al 5% quando imprenditori come commercianti o come dipendenti privati pagano il 23-27% di IRPEF e si fanno rientrare questi capitali, quindi bisognerebbe un po' rientrare nella realtà, perché prima si apre il recinto, si fanno scappare i buoi e poi si cerca di fare. I buoi a Cerreto effettivamente purtroppo sono scappati, perché il centro storico è sempre più depresso e va riconosciuto comunque alle amministrazioni passate di essersi impegnata e di aver ottenuto anche dei risultati. Però effettivamente di fronte a certe tematiche, ripeto, sovracomunali, si può fare ben poco. Allora, cosa può fare un comune? Intanto il comune ci deve mettere la faccia. E da un certo punto di vista anche le spalle, perché tutte le volte che a livello legale, a livello legislativo non si può fare niente perché si è nel retaggio delle norme nazionali, il comune deve cercare un po' di mettere le spalle, di coprire quella che è la parte locale, quindi gli imprenditori locali e quelli da tutte le grandi navi che possono arrivare appunto dalle leggi, dalla normativa nazionale, quindi anche da qualsiasi punto di vista, ecco, fare un po' da muro, da barriera a protezione anche dal punto di vista proprio calcistico, cioè di cercare di fare un qualcosa anche a livello promozionale per i propri commercianti, perché se non si proteggono probabilmente la prima copertura anche denunciando certe distorsioni esistono oggi nella realtà. E dal punto di vista della promozione è proprio quello, io lo virgoletterei, la promozione, perché se non si riparte dalla promozione turistica, se non si incrementa la promozione turistica, noi abbiamo inserito anche nel programma, io credo che non si riuscirà a riattivare una situazione che è in stato, direi, per quanto riguarda purtroppo Cerreto, in stato comando. Probabilmente la promozione, anzi sicuramente, volevo dire un'altra cosa prima, ma come diceva prima anche Simona, tutto la promozione parte dalla valorizzazione sia della villa Medicea, molto di più di ciò che non è valorizzata in questo momento. Io ricordo che Cerreto Guidi, la villa di Cerreto Guidi è considerata una delle ville Medicee minori, per esempio quella di Poggio a Caiano è ritenuta una delle maggiori, ma la villa di Poggio a Caiano non ha le scalette di Montalenti e credo che sia una cosa di cui noi possiamo andare fieri e orgogliosi. Quindi ripartire con il discorso della promozione e per arrivare poi anche dal punto di vista sempre della promozione con eventi, c'è stato un incremento di eventi dal punto di vista qualitativo, quantitativo, però si potrebbero fare degli eventi a cadenza mensile, perlomeno per i mesi di primavera e estate. E poi andare incontro alle nuove imprese, ovviamente giovani, tramite le tassazioni e aiuti fiscali. Ok, allora, prima domanda finita, avete scolato mediamente tutti, per par condicio ho fatto scolare tutti. Se riuscite a fare un attimo di sintesi in più, se no scolate sempre tutti. Allora, iniziamo questa volta da Bruni.
cambiamo argomento, anche se rimaniamo comunque legati in qualche modo al centro storico, perché parliamo di turismo. Avete già citato ampiamente voi la Villa Medicea, insomma, da un annetto perlomeno è arrivata la nomina, ora per l'11 maggio ci sarà anche la targa da guardare, e che ci ricorderà costantemente questo prestigioso titolo che arriva dall'UNESCO. Insomma, un bel punto di partenza per il turismo fiorentino, ma non può essere solo, nel senso, dal punto di vista logistico, probabilmente un minimo di supporto in più, lo cercavo da giorni prima, una segnaletica in più, magari qualche parcheggio a sostegno di chi dovrebbe arrivare. E non dimentichiamoci che la Villa Medicea non è sola, un sistema di gastronomia importante, altre eccellenze, perché no, anche il seppur discusso. Quindi insomma le eccellenze, le cose da vedere, da scoprire su tutto il territorio cerese ci sono, quindi come incentivare le presenze permanenti. Inizia Maurizio Bruno. Allora, sembra che si parla di turismo e non si parla di Cerezo Guidi, però chiaramente non c'è solo Cerezo Guidi, c'è anche Caserio Palumbo, che dovrebbe avere una valorizzazione maggiore. Dovrebbe essere sempre conosciuto che questa Caserio di Palumbo può portare veramente grosse scolaresche. Il discorso di Cerezo Guidi, sinceramente è vero che c'è una villa che non è nostra perché non c'è stata, ma perché è stata donata al comune di Valmorosa, perché ha preferito non averla. Poi ci si è scoperto che è stata la scuola del UNESCO, secondo me lì per gli interati la grossa validità di questa villa. Però questa villa può essere un volano per. Scuola di arti e mestieri, visto la posizione nostra, avere artigiani, avere persone industriose di fare qualcosa. La scuola di arti e mestieri vorrebbe dire che non della zona e basta, ci può venire, ma chiaramente, con la penuria di lavoro, di tutto quello che c'è, la penuria di non tu trovi più il trombaio, non tu trovi più quello che va a fare lui, quello che va a fare le vigne, tutto quello che fare. Qualsiasi cosa tu possa insegnare a qualcuno, che tu possa tenere occupato e poi reimpiegare in un mondo di lavoro, secondo me dovrebbe essere una cosa più che positiva. Ma direi sicuramente quello, e come indotto i ragazzi che vengono a studiare qui, come hanno fatto quando iniziano la scuola di istruzione, di studi oggi 100 metri c'è Vinci, avevano creato un indotto in cui 150-200 persone vivevano nel borgo centrale di Vinci, con una ricaduta chiaramente di soldi di vita spesa nel nostro paese. Noi non siamo presi in considerazione, queste sono proposte che il mio partito, che rappresento ora, che rappresentava anche prima, ha sempre fatto, però la villa è già stata già presente fra noi anche dagli interventi precedenti. Oggettivamente l'arrivo della promozione dell'UNESCO, come ripeto, è già stato detto anche da Turley, è un volano enorme e porterà sia a livello di presenze che a livello probabilmente anche di apertura di qualche fondo in più, porterà delle possibilità che prima d'ora probabilmente non c'erano a livello politico. Questo, ecco, sarà veramente il punto di partenza, penso, per uno sviluppo, pensiamo noi del movimento, per uno sviluppo turistico di Cerveto. Lo sviluppo turistico noi lo vediamo anche, chiaramente, come dicevo la domanda, non solo legato a Cerveto. Cerveto si deve legare anche, per esempio, agli altri comuni, io penso a Vinci,
per incentivare le presenze e le permanenze bisogna offrire qualcosa al turista per rimanere, perché non si può obbligare a rimanere. Già la sinergia con Vinci, vediamo un piano d'azione per più visite. Il Pavone di Ruggeri, il Pavone di Stabia, che è arrivato in Stabia, offrirebbe delle possibilità ottime per percorsi di mountain bike. Il bird watching è anche quello una risorsa sottovalutata, per gli addetti ai lavori è diciamo anche una certa celebrità. Sul turismo le iniziative si sprecano, perché poi si parla anche del divertimento delle persone. Mi viene in mente un'iniziativa che veniva fatta a Cerreto, ora per un anno è saltata, il Mangia Andando. Noi pensavamo che sarebbe un'iniziativa carina di produrre dei percorsi con l'ispirazione di Mangia Andando, percorsi enogastronomici, andando in giro per fattorie organizzate ad hoc, anche in collaborazione con i tour operator, per i turisti, in modo, oltre alla visita della villa, oltre alla visita, organizzati nei giorni seguenti altri obiettivi. Ecco che si arriverebbe all'aumento delle permanenze. Ci piacerebbe poter realizzare un'applicazione da smartphone, sempre cercando di contenere i costi, ma che potesse al turista che arriva qui a Cerreto offrire una didascalia prêt-à-porter, perché gli smartphone li abbiamo tutti in tasca, ben dettagliata. Siamo già allora, grazie mille a Camaiotti, e ora la parola a Simona Bessetti. Allora, il progetto a cui mi riferivo prima, lo scadere del tempo, era quello in accordo con la sovrintendenza di incentivare il recupero delle facciate, che già comunque era in precedente anche nell'amministrazione appunto precedente, che deve rientrare nel progetto complessivo, che vede anche il coordinamento dei colori, la carta enolistica, cioè fare un progetto complessivo in modo tale che ogni singolo intervento poi rispetti un'armonia generale, un'armonia generale, così come il mondo medievale deve avere. Legando appunto il patrimonio artistico, come si diceva, architettonico, paesaggistico e culturale, tutto il territorio, veramente il territorio tutto, dalle aziende ai commercianti, anche alle imprese artigianali e anche a tutte le attività produttive, può avere un'accelerata forte, perché le potenzialità ci sono. Quando ci sono, serve un progetto che possa coordinarle in relazione con tutte le attività di promozione, in collegamento con la Prologo, in collegamento con i commercianti, cioè coordinando tutte queste forze, ognuno con i propri ruoli, ognuno con le proprie competenze, ci sono le possibilità per perché, come si diceva prima, i turisti possano non soltanto visitare, questo è importante, se abbiamo luoghi d'arte, se abbiamo musei, se abbiamo ville medici, se abbiamo un territorio, vuol dire che già, come dire, il grosso c'è. Dobbiamo soltanto coordinare che questi flussi turistici possano permanere meglio e un po' più tempo sul nostro territorio. Per questo, dicevo, sarà fondamentale l'accordo con i comuni circostanti, chiaro, Vinci, perché poi il paesaggio è lo stesso, ci sono già dei progetti insieme a Vinci, con i comuni delle terre dei progetti appunto del Montalbanter, del Rinascimento, cioè i progetti ci sono, occorre un coordinamento, occorre dare più funzioni all'ufficio turistico, che è posizione centrale, che possa essere di coordinamento anche con le aziende produttive e anche con le aziende interamente locali, agricole, perché poi percorsi enogastronomici insomma possono essere diffusi su tutto il territorio. E poi da lì integrarli con percorsi che vanno da una parte verso il Padule e dall'altra ovviamente verso l'Arno, perché ci possono essere molte strade vicinali, antiche strade comunali che possono essere riscoperte e che possono essere occasione anche per percorsi di collegamento con il capoluogo e di collegamento anche con i comuni. Da questo punto di vista credo che le potenzialità ci sono e che possano essere. Perfetto, ringraziamo anche Simona e ora la risposta è quella di Valentino Spinelli. Sì, il discorso del turismo fa il paio con il discorso che facevamo prima del commercio, perché
le due cose sono sinergiche, se si incrementa l'uno si incrementa, beneficia anche l'altro e viceversa. Non si scappa dal fatto della promozione turistica, la prima cosa è la promozione. Allora, intanto dovrebbe essere promosso il territorio cerretese, quando parlo di territorio cerretese parlo di capoluogo e frazioni tutte. Quindi per promuovere meglio il comune di Cerreto, intanto bisognerebbe partire dalle cose più piccole, creando degli opuscoli o dei libretti, da poter poi dare alle varie aziende di promozione turistica dei circondari, come è stato ricordato prima dagli altri candidati, in modo da richiamare e semplificare anche la fruizione del prodotto turistico. Una idea sarebbe quella di creare, siccome a me piace andare a camminare in montagna, creare proprio dei percorsi trekking, quindi con tutta una serie di una segnaletica per poter portare le persone, i turisti che vengono a Cerreto, che io vi ricordo a Cerreto le persone vengono soltanto per dormire, perché poi logisticamente si trovano a 60, 70, 50, 40 km da Pisa, Siena, dal mare, da Firenze. Noi dobbiamo portare le persone a rimanere alcuni giorni anche nel nostro comune, nel capoluogo e nelle frazioni. È già stato ricordato prima il discorso del Padule di Fucecchio, che è l'area palustre più grande, interna, più grande d'Europa. E noi non l'abbiamo mai valorizzato, probabilmente per quello che meriterebbe. Già dal punto di vista ecologico, perché io a volte vado a camminare un po' anche in padule e ogni tanto qua e là con qualche alloggio, qualche bottiglia gettata. Quindi intanto un recupero paesaggistico. E poi la creazione di questi percorsi trekking dovrebbero essere funzionali proprio per un richiamo. E poi non c'è da dimenticare di sfruttare, mettendo insieme tutte queste sinergie, non c'è da dimenticare di riuscire a sfruttare quella che è l'occasione dell'Expo 2015. Grazie mille anche a te, e ora a chiudere il giro questa volta Simone Battini. Sì, io credo sia opportuno non fare una riflessione edulcorata della nostra realtà e guardare alle situazioni per come oggettivamente sono. Certo è che sulle proposte che abbiamo all'interno del programma per il rilancio del centro storico e del turismo, vi consiglio di leggere i programmi che sono stati già depositati nel comune. Però in questo contesto credo che si debba in qualche modo dire le cose per come sono. Non più tardi di qualche anno fa, una scrittrice statunitense è venuta a Cerreto e ha fatto questa analisi del borgo cerretese. Al primo sguardo Cerreto non si presenta come la tipica graziosa borgata toscana. Raggiungerla senza un trasporto privato è piuttosto difficile. Occorre affidarsi al bus dei Fratelli Lazzi linea Empoli-Pistoia, che arranca per anguste strade di campagna punteggiate di cartelloni di supermercati ed agriturismi. Alla fermata di Cerreto si scende in prossimità di un incrocio del tutto anonimo. La cittadina non sembra aspettare orde di turisti, non ci sono i soliti negozietti di specialità toscane, niente panforte né cantuccini convinzanti, mentre l'unico ristorante è chiuso all'ora di pranzo. Il giudizio forse è eccessivamente ingeneroso, però questa è la realtà che c'è. Noi vogliamo completamente modificare questa realtà. E mi dispiace che sia stata fatta cadere nel vuoto la sollecitazione fatta dall'intervistatrice. Non credo che si possa rilanciare il Cerreto Guidi con il Museo della Memoria Locale. Anzi, noi abbiamo sempre pensato in Consiglio Comunale che sia stata una degli investimenti peggiori da un punto di vista di ritorno e soprattutto insostenibile da un punto di vista economico. Per quella struttura il Comune di Cerreto Guidi ha speso, che sono documentate in maniera piuttosto attenta, 1.144.500 euro e deve impiegare 20.000 euro tutti gli anni di utenze. Il ritorno da un punto di vista economico nell'anno 2012 è stato di 598 euro. 98.000 euro.
No, 598. In questo contesto credo che davvero il centro storico debba essere rilanciato, sì, con delle iniziative come quelle che stanno portando avanti i commercianti e il centro commerciale naturale. Però bisogna partire da qui. Con 1.144.500 euro si sarebbero potuti realizzare 3.000 posti macchine. Quindi credo che davvero in passato si sia sbagliato il modo di investire in questo comune. E oggi raccogliamo quelli che sono i risultati, purtroppo. Perché se Caroline Murphy, scrittrice di Isabella dei Medici, si trovasse a passare oggi, molto probabilmente troverebbe anche il bar centrale chiuso e la macelleria chiusa. Questa è la situazione. Su quello che vorremmo fare nei prossimi tempi, cercherò di intervenire negli interventi successivi. Grazie mille anche a Simone Valentini. Passiamo alla terza domanda e parliamo di imprese. Il primo a rispondere sarà Leonardo Mariotti. E la domanda è questa, partendo proprio dal documento messo insieme dal CNA con più decenti, si parla di tappeto rosso alle imprese, no? Questa è un po' la richiesta, l'auspicio. E guardando appunto a un contesto di semplificazione, di burocratizzazione, ma anche a zone industriali e infrastrutture di ogni genere all'altezza, adeguate. E quindi la domanda è questa, quali sono le priorità per Cerreto, intendendo tutto il territorio? Naturalmente io quando parlo di Cerreto La priorità per il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista è una priorità a monte delle infrastrutture, una priorità di programma, Il nostro movimento ha come base favorire l'ingresso dei cittadini, in questo caso l'ingresso delle imprese, in comune. Infatti la domanda parlava del tappeto rosso alle imprese. Ecco, ben volentieri la nostra filosofia, quello che diciamo sempre, ripeto, quando andiamo negli incontri con i cittadini e tanto più agli incontri con le attività, il nostro ingresso in comune deve essere una porta, spalancare una porta all'ingresso anche delle attività. Cioè non una delega in bianco a noi. Noi andiamo, venite con noi, cerchiamo le cose migliori da fare insieme. In questi incontri l'appuntamento sottinteso è l'appuntamento del 25 di maggio, no? La richiesta del voto. Ecco, anche noi diamo appuntamento al 25 di maggio, è chiaro, con il movimento. Ci piacerebbe però dare anche un altro appuntamento al 27 di maggio, al 28 di maggio, a elezioni fatte, perché parlava la domanda insomma gli intenti, leggevo sulle tassazioni, sui tagli da fare, che il comune deve fare i suoi sacrifici. Ecco, il movimento vorrebbe dire ok, tappeto rosso, sì, entrate, vediamo insieme, mettiamoci al tavolo, vediamo cosa si può tagliare insieme nel comune, vediamo cosa si può limare nella tassazione, chiaramente fermo rimanendo quelle che sono quello che è il programma del movimento, un tavolo di lavoro costante, permanente, sia con i cittadini, che ripeto è il nostro, quello che diciamo già ecco, quando ci spostiamo, e stasera in questa occasione lo diciamo alle aziende, che con le aziende, entrate in comune con noi, andiamo a vedere cosa c'è da fare e individuiamo insieme le priorità al momento che siamo. Grazie mille, la parola ora a Simone Alessandro. Innanzitutto pensiamo che la formazione e l'esperienza lavorativa debba essere sempre più stretta. La formazione professionale debba essere sempre più mirata a quelle che sono le esigenze del lavoro locale. Tanto per chiarirsi, i corsi che devono essere fatti e progettati devono avere un fondamento reale, cioè basarsi su quelle che sono le richieste o delle aziende locali o comunque di un sistema pubblico che va cambiando e va continuamente mutando. Per far questo occorre che ci sia un'asse continuativa di confronto e di stimolo tra chi amministra e chi produce. Questo è fondamentale perché permette poi di fare le proposte giuste a chi poi può organizzare corsi professionali mirati.
per quanto riguarda l'innovazione, la semplificazione e la sburocratizzazione che sono al centro di questo programma, noi abbiamo alcune idee per essere di sostegno e d'aiuto ai giovani che vogliono cimentarsi in progetti legati all'autoimprenditorialità, e avremo appunto anche alcune idee sulla creazione di start